Nell'aula consiliare comunale di Sant'Arsenio è stata presentata la seconda edizione dell'Olimpiade del Riciclo. È un progetto dedicato all'ambiente che parla principalmente alle nuove generazioni. Questa iniziativa nasce dal desiderio di lasciare ai ragazzi la corretta conoscenza riguardo alla raccolta differenziata per renderli attivi e consapevoli, essendo i futuri uomini e donne che si prenderanno cura di tutto quello che gli lasceremo. Con questo progetto si promuove anche la possibilità di dare nuova vita ai materiali, imparando quali sono i materiali da poter riciclare ed aumentarne la qualità, oltre che la quantità. Tra i promotori del progetto, la Montepruno, era presente in comune il direttore generale dell'Istituto di Credito Michele Albanese, al fianco dell'associazione Alta Voce e di RAF Ecologia, con la responsabile Marianna Costa. L'iniziativa vede il patrocinio del comune di Sant'Arsenio guidato dal sindaco Donato Pica. Erano presenti la dirigente scolastica Rosangela Lardo e la responsabile ideatrice del progetto Valentina Iannone. Il progetto nasce, questo è il secondo anno consecutivo come dicevamo, e nasce dall'idea, dalla fusione di idee, soprattutto dalla voglia di poter fare qualcosa per migliorare il pianeta in cui viviamo, in sinergia con l'azienda RAF Ecologia, che l'anno scorso è stata partner ufficiale di questa prima annualità. Poi quest'anno, per il secondo anno consecutivo, si è aggiunto con grande piacere l'Istituto di Credito Banca Montepruno per sostenere ancora di più, supportare ancora di più il tema sul rispetto dell'ambiente, che deve essere molto sentito, perché appunto non possiamo più volgerci dall'altra parte e far finta di niente. Sicuramente la nostra banca, già attraverso numerose iniziative, si è sempre collocata in un posto principale, dando sempre molta importanza a quelle che sono le problematiche legate all'ambiente, in senso generale. Oggi però è una giornata speciale, una giornata che ci piace in modo particolare, perché ci rivolgiamo ai bambini, ci rivolgiamo a quella classe che purtroppo paga gli errori che abbiamo fatto noi nel passato. Loro si ritrovano ad avere sicuramente un mondo non bello, sicuramente una situazione non facile da affrontare, e si troverebbero in grosse difficoltà se non tutti quanti messi insieme non facessimo quello che siamo chiamati a fare. E in questo momento dobbiamo fare anche informazione e formazione. L'informazione la stiamo facendo in modo corretto, crediamo, anche attraverso queste iniziative. Io devo ringraziare in modo particolare la scuola, la dirigente scolastica di questo istituto, soprattutto le maestre di questo istituto, che già da tempo hanno iniziato un percorso virtuoso, un percorso che ha visto già questi ragazzi sensibili alla problematica dell'ambiente. Io lo dicevo nel mio intervento, con interventi mirati, hanno fatto sì che questi ragazzi capissero già l'importanza, già da piccoli, di che cosa significa rispettare l'ambiente. Per esperienza personale l'ho portata nell'incontro, ho detto che io sono stato richiamato, se possiamo dire, da un mio nipotino a 8 anni, perché sprecavo l'acqua, perché buttavo la carta fuori posto, e questo perché gli insegnanti li avevano portati a fargli capire quanto era importante. Da parte nostra, che affidiamo a queste giovani generazioni il futuro della società, il futuro dell'umanità. Partiamo dal nostro piccolo, da Sant'Arsenio, ma ecco, questo è un discorso che si deve sicuramente ampliare, si deve amplificare per avere un riscontro futuro. Ma il progetto è, come dire, una tappa di un percorso duraturo che abbiamo iniziato da alcuni anni e che unisce, diciamo, al servizio in se stesso di raccolta e smaltimento di rifiuti una fase di formazione e di informazione, nel senso che noi riteniamo fondamentale che ci sia una sorta di educazione ambientale che parta dal basso, quindi dalla famiglia e dunque dai ragazzi che frequentano, nel nostro caso, le scuole dell'obbligo, per inculcare sempre di più una mentalità adeguata che consenta di evitare fenomeni di inquinamento come purtroppo si sono verificati soprattutto negli anni passati, e nello stesso tempo abituare ad un tipo di raccolta che sia, da un lato, come si diceva, rispettoso dell'ambiente, e che però incentivi in particolare la differenziata.